Lorenzo Giovanchelli, secondo giorno della terza settimana, si suda, è dura. Oggi l'ho sentita, diciamo, si sta lavorando parecchio perché la preparazione è così, poi agosto fa caldo, quindi però serve per allenarsi, per il fiato, le gambe e anche la testa, perché c'è bisogno anche di soffrire e tenere duro. Vediamo che già la squadra è molto amalgamata, vi muovete bene, ci sono tutti i presupposti per fare una bella stagione. Sì, da quel punto di vista sì, i ragazzi nuovi sono parecchi giovani, tutti hanno voglia di fare, propositivi così, e noi più vecchi, diciamo, rimasti dall'anno scorso, siamo molto affiatati, quindi è anche facile, penso sia stato facile per loro entrare subito nel gruppo, e si stanno proponendo parecchio bene negli allenamenti, hanno voglia di fare, c'è bisogno di questo, perché ora c'è da lavorare parecchio e vedere di arrivare pronti alla prima di Coppa Italia e poi al campionato. Campionato che sarà forse ancora più duro, anche quest'anno tante squadre sono rinforzate, a cominciare dalle neopromosse. Sarà da vedere, sarà bello. Sì, penso sia insomma ancora più divertente. Negli ultimi anni è sempre la competitività e l'equilibrio è sempre aumentato, o comunque è di un buon livello. Le neopromosse si hanno fatto una grande campagna acquisti, molte squadre sono rinforzate, quindi insomma, come anche ogni mi anno, dici, sono lì? Noi siamo lì, una bella campagna acquisti l'abbiamo già fatta, tenendo quelli buoni e prendendo ragazzi giovani promettenti che hanno voglia di fare, poi si vedrà. Qualche cosa c'è in arrivo, abbiamo avuto qualche voce. Si sta ancora aspettando, sì, qualcuno che verrà aiutarci ancora in più c'è, quindi niente, aspettiamo e lavoriamo. Bene, in bocca al lupo. Crepi. Ciao.